tutti, io sono Elena, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, book haul degli ultimi mesi, degli ultimi 3 mesi dell'anno del 2019 e primo del 2020, però che appunto, ripeto, richiude gli ultimi 3 mesi del 2019. Allora, sono pochini, giuro, alcuni li ho già fatti vedere nel wrap up perché alcuni li ho letti, altri invece no. E quindi vi farò vedere prima quelli che vi ho mostrato, così almeno mi sbrigo, faccio velocemente perché vi lascio l'altro video e ve ne parlo meglio lì. Allora, il primo è La Speranza oltre le sbarre, che ho adorato. L'autrice è la mamma di un mio amico, quindi l'ho dovuto per forza comprare a ottobre, credo, ottobre-novembre. È stato però una delle mie ultime lettere del 2019 e ho amato tutto, diciamo che ho amato tutto quanto di questo libro e ripeto, arriverà la recensione. Arriverà la recensione. Poi abbiamo un libro per l'università che è Repubblica di Platone che ho scelto di leggere io, quindi non è stato forzato, però volevo sapere qualcosa in più di Platone. Poi ovviamente abbiamo tutti gli altri libri per l'università, vi faccio vedere un po' così. Abbiamo I dannati della terra di Fanon, ovviamente vi mostrerò prima quelli di filosofia. Poi abbiamo Aristotele con Politica. Poi abbiamo i due libri di Aristofane che ho amato alla follia, ossia Gli uccelli e Le donne a Parlamento, che arriverà. Arriverà un giorno forse. E poi infine abbiamo La tempesta di William Shakespeare. Ovviamente di questi vi ho già parlato abbastanza, sia nel wrap up sia nel video apposito dell'università. E poi abbiamo Grammatica della fantasia di Gianni Rodari, che in realtà non è per filosofia, ma per pedagogia. Me ne manca uno, in realtà, da leggere per l'esame, però c'è ancora un mese di tempo, va bene, andiamo avanti. Poi abbiamo, allora, vediamo un po', vi mostrerò prima quelli che vi ho citato, appunto, ripeto, quindi mi ripeterò un po', però farò molto veloce. Abbiamo L'uomo con la pelliccia, che in realtà non l'ho comprato, ma l'ho preso alla cassetta degli uccelli, che io chiamo così, dove puoi mettere i libri gratis e riceverne altri gratis, puoi andare a prendere quello che vuoi. Così come ho fatto con L'uomo tigre, che non mi è tanto piaciuto, in realtà a differenza dell'uomo con la pelliccia, però arriverà anche questo, arriveranno entrambi le recensioni, appunto. Poi un altro libro che vi ho già mostrato, che però ho comprato, è Frankenstein di Mary Shelley in inglese, che appunto, ripeto, è stato un pochino più difficile rispetto a Peter Pan, però diciamo che la mia lettura in italiano di Frankenstein mi ha aiutato, quindi va bene. Poi abbiamo libri che non ho ancora letto, quindi saranno tutti libri che leggerò nel 2020. Quasi tutti regalati, quasi tutti, in realtà tutti, però andiamo con ordine. Allora, abbiamo prima di tutto Assassino sull'Orient Express di Agatha Christie, che in realtà è stato il mio regalo a mia nonna per il suo compleanno. Lei lo ha letto, mi ha detto che le è piaciuto, quindi mi ha regalato questo suo libro che le avevo regalato io per Natale. Mi ha detto adesso leggilo tu, tanto io l'ho finito, me ne frega. Quindi Agatha Christie con Assassino sull'Orient Express sarà forse una delle mie prime letture del 2020, perché ho deciso che voglio iniziare con Agatha Christie questo nuovo anno, dato che non ho mai letto niente di Agatha Christie, tantomeno di Poirot, cioè ho visto solo qualcosa in TV, quindi ho deciso di iniziare questo libro, finirlo il più presto possibile, per poi devo recuperare anche il film perché non l'ho mai visto. Poi abbiamo di nuovo Agatha Christie con Il Natale di Poirot. Questo, come vedete, è un'edizione vecchia. Infatti l'ho preso sempre alla cassetta degli uccelli e in realtà arrivo un po' tardi, dato che Natale è già passato, però non fa niente, non fa niente. Entro un mese da Natale siamo sempre in tempo, o comunque 3 settimane, quindi questa sarà anche la prossima lettura dopo l'Assassino sull'Orient Express, perché così almeno stiamo un po' ancora nelle vacanze natalizie e va bene lo stesso. Comunque, poi passiamo a un altro regalo che mi ha fatto mia nonna, che in realtà avrebbe bisogno di un video di 45 minuti, forse anche di più, non lo so. Il nome di Dio e misericordia di Papa Francesco.
Allora, me l'ho regalato in realtà perché mio zio gli ha regalato uguale per Natale, quindi ho detto questa è la mia copia, prenditela tu. Però diciamo che vorrei rileggerlo perché l'ho già letto. Vorrei rileggerlo prima di farvi una recensione perché arriverà anche questo, cioè perché de devo parlarne, ma non tanto del libro in sé, ma della fede in generale, eccetera, eccetera, perché mi sembra interessante. Forse arriverà per Pasqua, almeno ci sarà il tema di Pasqua per parlare di questo libro. Comunque, con calma, rileggerò anche questo. Poi abbiamo un altro libro che ho preso alla cassetta degli uccelli, che questo in realtà mi sono stupita di trovarlo lì, perché è un libro recente, perché come avete visto, tutti i libri che ho trovato nella cassetta là degli uccelli sono tutti libri vecchi che hanno ancora i prezzi in lire. Questo invece è molto molto recente, della Bonfiani. Ci sono, c'è cioè il prezzo in euro, credo sia recentissimo, molto recente questo libro, ossia Vita migliore di Nicola Savic, non lo so come si pronuncia perché è un cognome serbo, lui infatti ha origini serbe ma vive in Italia. E cioè è molto recente, credo, anche come edizione. E io tipo, ok, mi sono molto stupita, l'ho preso subito e ho detto vabbè, questo lo devo prendere. Sembra interessante, però non lo so, cioè se qualcuno va a regalare un libro non gli è piaciuto effettivamente, o è brutto, non lo so. Io penso così, faccio questo ragionamento. Però vabbè, vedremo, perché ancora lo leggo, vedremo com'è. Poi abbiamo due libri che della Newton Compton. Uno l'ho comprato alla bancarella a 3 euro, il libro segreto di Dante, dove l'autore scrive della morte di Dante e dice che in realtà non è morto come tutti pensano, ma è stato assassinato. Adesso bisogna scoprire chi, com'è stato, che cosa, e vedremo com'è. 3 euro, va bene, ho risparmiato 2 euro perché costava 5 euro. Poi abbiamo un libro che aspettavo da tanto di comprare, perché ho letto un altro libro dell'autrice e mi era piaciuto tantissimo. Quindi adesso devo recuperare tutti i libri della stessa autrice. E ho comprato, ho trovato in libreria, quindi subito subito l'ho preso a 3 euro anche questo, ossia Il silenzio della pioggia d'estate di Dina Jeffries. Ovviamente vi lascio la recensione del libro che ho già letto dell'autrice su in descrizione. Appena leggerò questo, vi farò la recensione anche su questo. Però naturalmente il precedente libro l'ho letto in estate e penso che leggerò anche questo in estate, perché non lo so, Dina Jeffries mi sembra molta, molto estiva come autrice. Poi abbiamo due libri bomba, ragazzi. Gli ultimi due sono veramente tipo il boom economico, secondo me. Allora, partiamo con quello che è sotto di un gradino, ma proprio di un gradino, che mi è stato regalato a Natale, ovvero Guida Galattica per autostoppisti di Douglas Adams, che ovviamente è l'edizione speciale Double Face. Infatti, aspetta, qui c'è Niente Panico di Neil Gaiman e tipo, cioè, adoro, ragazzi, cioè, bellissimo. Io l'avevo visto sia in libreria, ma anche online su altri canali di BookTuber. Però effettivamente non mi sono resa conto di quanto fosse bello, cioè io lo adoro, non vedo l'ora di leggerlo. Credo che una volta finiti gli esami, forse a marzo, lo leggerò perché credo sia impegnativo, cioè impegnativo nel senso di grandezza, perché effettivamente dovrebbe essere un libro leggero, divertente, però comunque me lo voglio tenere e godere bene quando arriveranno le lezioni del secondo semestre, quando finirà tutti gli esami. Però la bomba di questo 2019, di queste ultime settimane, diciamo, questi ultimi giorni in realtà, è lui, Alba Oscura Dark Dawn, raga, non vedo l'ora, perché io tipo ci sono rimasta talmente male alla fine dei grandi giochi, che sicuramente sclererò, piangerò come una cretina dopo aver letto Dark Dawn. Cioè, vabbè, comunque
Sono tutti libri che ho comprato, cioè quelli che ho comprato sono stati comprati con i soldi regalati a Natale, alcuni sono appunto regalati a Natale e altri presi rubati dalla cassetta degli uccelli sotto le, comunque, tutte le vacanze di Natale. Bene, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, lasciate un like in tal caso, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e fatemi sapere nei commenti quali sono stati i vostri regali di Natale. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!